L'inaugurazione di tutto il parco, non è finito però il lavoro della cosiddetta caserma Gavoglio, cioè c'è da fare ancora del lavoro che continuerà, c'è da fare altro lavoro sui campi sportivi, c'è da fare ancora la funivia, quindi prima di aver completato il progetto di riqualificazione del Lagaccio ci sono ancora questi step da fare, però oggi festeggiamo, direi che è un giorno di festa dove inauguriamo questa parte che forse anche dal punto di vista, diciamo così, tecnico idrogeologico è stata la più complessa, perché sono dovuti affrontare problemi molto, molto particolari. Tanto è vero che questa è una zona che sarà importante, sarà anche diciamo sui manuali della comunità europea, perché è una riqualificazione che è stata fatta seguendo proprio quali sono le norme per questi diversi ambienti e che farà scuola in futuro e sarà studiata in futuro. Ricordiamo ovviamente il vantaggio importante per i cittadini che abitano qui vicino, perché per loro è veramente un'area importante, un'area di sfogo, un'area di gioia e di piacere da questo punto di vista. Genova è una città che secondo me non ha periferie, ha tanti centri urbani che sono tutti quanti stati messi assieme nel lontano 1926, se non ricordo male, e che hanno le loro caratteristiche. Quindi questo quartiere ovviamente costruito sulle colline, e certo ha dei problemi, come sapete Genova negli anni 60-70 è stata costruita sulle colline e questo è un problema, perché costruire in verticale non è una cosa facile. È ovvio che quando costruisci sulle colline avere degli spazi verdi, che ci sono, ma sono sempre sopra. Averli invece attorno è un vantaggio enorme, quindi aver recuperato quest'area come area verde attorno e non sopra è ovviamente una cosa molto bella di cui siamo orgogliosi. Siamo molto contenti perché in questi anni devo dire che abbiamo dovuto gestire imprevisti, sorprese, questioni legate alla messa in sicurezza di questo territorio martoriato, molto fragile. E quindi, se vogliamo, un ulteriore valore aggiunto di quest'opera è appunto poter restituire uno spazio in sicurezza in un territorio difficile, fragile, oltre a avere ricavato finalmente nel cuore del Lagaccio uno spazio di socialità, di incontro, di recreazione che speriamo veramente di vedere sempre pieno di ragazzi, di bambini, per una città che vuole diventare sempre di più vivibile, sempre più sostenibile, sempre più a misura d'uomo.